Buongiorno e benvenuti a Pixel. La tecnologia touchscreen piace ai più piccoli. Per loro dagli Stati Uniti arrivano i tablet a prova d'acqua. La catena americana Toys R Us propone Tabeo, dispositivo touch con 50 applicazioni preinstallate, tra cui molti software educativi e l'immancabile gioco Angry Birds, 4 giga di memoria e sistema operativo Android Ice Cream Sandwich. Prezzo negli Stati Uniti $150. Costa un po' di più, circa $200, l'alternativa proposta da Navi, tablet con schermo da 7 pollici, sistema operativo Android 2.2.1 con un'interfaccia pensata per i più piccoli, colorata e con grandi icone molto intuitive. Hi, my name is Aiden and I'm going to show you how to reset your Navi. Dotato di Wi-Fi e videocamera, arriva assieme una serie di tutorial online dove gli esperti sono gli stessi bambini. A loro il compito di spiegare come aggiungere o togliere nuove applicazioni e persino come resettare il tablet. Una cosa però hanno tutti in comune, questi gadget sono dotati di una sorta di cornice colorata antiurto e alcuni persino di custodia waterproof per evitare danni irreparabili. In fondo si tratta sempre di giocattoli costosi. Strumenti di ultima generazione a servizio della neurochirurgia per intervenire in maniera sempre meno invasiva. Ecco il microscopio operatorio con visione tridimensionale, grazie al quale le operazioni al cranio sono oggi molto meno invasive. Utilizza laser a fibre flessibili e frese a ultrasuoni. Con questo endoscopio è possibile raggiungere parti anatomiche nella maniera meno traumatica possibile, consentendo quindi di raggiungere distretti malati e intervenire con gli idonei strumenti chirurgici per curare la malattia. Per limitare i danni e le conseguenze di una chirurgia aperta è stato creato un nuovo strumento. Questo è un aspiratore a ultrasuoni che lavora a una predeterminata lunghezza d'onda che utilizza l'osso come tessuto bersaglio, consentendo quindi di emulsionarlo, cioè di attraversarlo, nella maniera meno traumatica possibile, a differenza di un trapano comune che determinerebbe lesioni dovute al calore della rotazione del trapano stesso. In Giappone è stata recentemente presentata una particolarissima cabina fotografica. Invece di produrre le fototessere a cui siamo abituati, questa cabina fotografica produce delle piccole statuette tridimensionali dei soggetti che vi entrano. Infatti, entrando dentro questo dispositivo, un sistema tecnologico ci osserva da tutti i lati e usa queste informazioni per fabbricare in pochi istanti, al costo di poche decine di migliaia di yen, delle piccole repliche di noi stessi in tutti i dettagli, complete di tutti i dettagli. È forse un interessante nuovo scenario per la fotografia? Chi lo sa? La seconda vita degli oggetti, ecco cosa può diventare la tastiera del computer. Collane, bracciali, orecchini, ma anche cinture, gemelli e perché no, borse per lo shopping. Tutto ciò che scartiamo può avere un'altra opportunità. Fogli di giornale, tasti del computer, buste di carta e sacchi per la spazzatura. Oggetti e materiali che fanno parte del nostro quotidiano e che grazie all'estero e alla fantasia di giovani talenti creativi vengono non solo recuperati ma anche valorizzati. Recuperare beni prima che diventino rifiuti si può considerare un'arte. L'arte del riuso che non tralascia davvero nulla. Vi aspettiamo su pixel.blog.rai.it, scriveteci a pixel@rai.it.